of Kings. Freundschluss, kein Schadens, brennt und in dem Brand gibt's da Schwank. E buona la prima ragazzi, io sono Teo, il Covagliani sono Brasile, siamo su FIFA 17. Questo è l'inizio della carriera allenatore con il Torino. Allora, ho saltato tutta la parte dove ti fa creare l'allenatore, così andiamo dritti agli inviti precampionato e vediamo un attimo. Allora, quello da 9,5 lo scarterei, andrei o quello da 9,7 o quello da 9,8. Io penso sia più semplice quello da 9,8 milioni. Anche perché in quello da 9,7 abbiamo il West Ham, il Monaco, mentre in quello da 9,8 ma che vada abbiamo il Porto. Comunque penso di fare due video a settimana di questa carriera e vorrei già fin da subito che mi consigliasse qualche giocatore. Il tabellone è Torino, West Bromwich, Spartak Mosca e Saltavigo. Le partite del precampionato le andremo a saltare, mentre le altre le andrò a giocare e farò una breve sintesi degli highlights, cercando di portare 3 partite a episodio, se non 4. E allora vediamo gli obiettivi. Allora, qualificati per l'Euroleague, quindi per l'Europa, raggiungi gli ottavi di finale in Coppa Italia, aumenta il valore di un giocatore del vivaio di almeno 10 punti e schierare in campo per 10 partite da titolare. Poi, allora, aumenta il valore di un giocatore del vivaio, ok, aumenta il numero di abbonati ad almeno il 10% della capienza, aumenta il valore del tuo club del 30% entro 2 stagioni, poi raggiungi gli ottavi di finale della Coppa, questo che l'abbiamo visti. Ok, quindi, prima cosa, andiamo a prendere uno dello staff primavera. Aspetterei un po' più avanti, visto che ci sono, cioè il migliore è 3 stelle, non mi sembra il caso. Ok, prima cosa da fare è andare a vedere i giocatori che abbiamo. Allora, Gomis è stato prestato, Art è in prestito, poi c'è Ichazo che è stato prestato. Però comunque i due portieri titolari sono Art e poi il sostituto è Padelli. Terzino destro abbiamo Zappa Costa, mentre Bruno Perez è stato prestato alla Roma. Come terzino sinistro c'è Molinaro, poi di terzino destro abbiamo anche De Silvestri. Invece come terzino sinistro abbiamo, oltre a Molinaro, Avelar e Barreca. Barreca io non lo manderei in prestito perché preferirei allenarlo in modo che con i nostri allenamenti salga di più rispetto a mandarlo in prestito. Come difensori centrali abbiamo Aieti, Bovo, Castan, Moretti, Rossettini e Silva, no? Che è stato prestato. I centrocampisti, allora, sono Acqua, Baselli, Benassi, Obi, Valdifiori, Vives e Gustafsson. Poi abbiamo anche ottime ali, quindi penso sia un 4-3-3 il nostro, con Aramu che lo manderà via. Poi c'è Ljajic, Belotti, Boye, poi Lopez che prende tanto, quindi lo manderei via. Poi c'è Martinez e Parigini. Ok ragazzi, vi faccio vedere la lista preferiti. Allora, come difensore centrale ho trovato Hernandez, Lindelof, Romagnoli, che conosce già il campionato italiano, quindi sarebbe un ottimo acquisto secondo me. Quindi punterei di più su Romagnoli. Come esterno adesso ho trovato solo Martins. Come esterno sinistro invece ho trovato Brandt, Castillejo, Bailey, che mi piace già di meno perché è mainstream rispetto agli altri, e poi Matheus Pereira. Mentre come ala sinistra ho trovato Lotten, Keita e Oyarzabal. Poi ho pensato che mi conviene prendere magari un attaccante che sia prolifico, magari già con un'età avanzata, che comunque magari non gioca per 90 minuti ma per ad esempio 60, ma che comunque quando entra fa la differenza. Ok, ho aggiunto anche Giovinco, che basta un cambio di modulo facendo diventare da 4-3 con la TT a un 4-3 falso 9, ovvero con la T. Oppure per rimanere con l'attaccante ho pensato a Kalinic e a Pavoletti. Ok, allenamenti fatti, andiamo avanti, così almeno arrivano qualche mail e posso chiedere informazioni anche ad altri. Allora, per Brandt 28 milioni mi sembrano eccessivi. Lotten è un 71, quindi lo teniamo lì, perché adesso voglio giocatori già formati. Bailey mi sembra sia un 74. No, Bailey è un 76, quindi proverei anche 8 milioni. Per Matheus Pereira vogliono 8 milioni e lui però è un 74. Proverei con 4 milioni e mezzo. Poi per Lindelof 17 milioni
Romagnoli invece 21. Potrei dare Bovo più 8 milioni. Poi per Castillejo 37 milioni e mezzo non se ne parla, non parlo neanche a fare una trattativa. Per Keita vogliono 24 milioni, che sono tanti. Io posso dar solo Maxi Lopez come contropartita, quindi 10 milioni più Maxi Lopez. Per Hernandez 12 milioni. Quindi farei Bovo più 5 milioni. Ho provato a fare 5 milioni più Maxi Lopez per Kalinic. Mentre per Pavoletti proviamo 7 milioni e mezzo, che è il prezzo del suo cartellino. Allora, c'è subito la prima partita contro Spartak Mosca. Ho già detto che le simulo queste partite. Quindi, con la squadra titolare. E vince, urca vacca, vinciamo 5-0. Doppietta di Vasali, doppietta di Belotti e gol di Iago Falche. Partiamo benissimo con la nostra carriera col Torino. Allora, per Romagnoli non sono interessati a Lopez, di conseguenza Romagnoli non è acquistabile. Il Benfica invece ha accettato. Poi il Bayer Leverkusen vogliono Lopez ma altri 23 milioni, quindi lo considerano 5 milioni. Non è affatto così, 12 milioni più Lopez. Poi la Fiorentina non è interessata a Lopez. La Lazio nemmeno. Questi vogliono proprio 14 milioni fissi. Ok, contro Celta Vigo faccio giocare le riserve e vediamo come va a finire. Pareggiamo 1-1 e si è fatto male gli Aic. A posto. Già abbiamo una alla sinistra, se si fa male anche gli Aic, cioè non ne abbiamo neanche più una. Allora, Modest è un 81 e vediamo di portarlo a casa dando Lopez. Stavo seguendo anche Piazza. Peccato che prendo 81.000 di stipendio, se no provavo un prestito e l'ala sinistra ce l'avevamo. Ho fatto il trasferimento per Acqua. Allora, Acqua può salire ancora. Però c'è da dire che se mi arrivano quantomeno 8 milioni, prendo un altro centrocampista che comunque magari ha la sua stessa età ma ha più overall. Pavoletti 13 milioni, 9 milioni e 2. Non sono interessato invece a Bovo, però occhio perché se Lindelof non arriva si può comunque puntare per Hernandez. Per Pereira vogliono di più, 5 milioni e 2 anche per te. Gli Aic fuori per 2 mesi. Brandt costa fin troppo. Lindelof è richiesto da tutti. Allora, Ghent ha accettato i 9 milioni e mezzo per Bailey. E adesso vedo perché tra il prezzo di Matheus Pereira e Bailey balla a 4 milioni. Stavo cercando anche Cavecci, che dicono sia un buon talento, adesso controllo, e non costa tanto come centrocampista. Quindi nel caso dovesse partire Acqua, potremmo puntare su Cavecci. Acqua può partire per 8 milioni, quindi andiamo dritti su Cavecci e diventa poi un 4-3-3 con il COC e proviamo subito 4,5 che è il suo cartellino e vediamo di portarcelo a casa. Lindelof se n'è andato perché non mi fa dare una contropartita. Allora ho guardato e Matheus Pereira parte con un 74 e può arrivare fino a 86. Bailey va da 76 fino a 87. Visto che Matheus Pereira costa di meno e Bailey l'hanno comprato tutti, io preferirei prendere Matheus Pereira, azzardando il fatto che è di due overall inferiori rispetto a Bailey. Poi adesso bisogna provare a prendere un difensore, andiamo per Hernandez 7 milioni senza alcuna contropartita tecnica. Per Pavoletti vogliono ancora 13 milioni, 9 milioni e 8. Non voglio spendere troppo per un 27enne che è un 77. La partita che potrebbe decidere se siamo dentro o fuori, cioè se continuiamo a giocare nella coppa, quindi Torino West Bromwich con la squadra titolare e finisce 3-1 Belotti, Falché e Valdifiori. Quindi passiamo da primi e adesso troviamo l'Ajax. Attenzione che il Colonia ha accettato 9 milioni di Maxi Lopez per Modest. Solo che prende un fottio di stipendio. Vediamo se riusciamo a convincerlo così. Anche perché non so se il Colonia è in Europa. Comunque abbiamo guadagnato 2 milioni contro l'Ajax. Vinciamo 2-1 con il gol di Molinaro e Bovo. Buono. Quindi adesso siamo in finale. Facciamo la finale e poi direi di concluderlo qui l'episodio. Comunque qua non è ancora arrivato l'email che se n'è andato. Il Genoa ha accettato i 9 milioni e 8 per Pavoletti, solo che abbiamo già Belotti e se arriva anche Modest dovrà spendere troppo. Ok, intanto se n'è andato qua. Ok,
Allora, l'Atletico ha accettato gli 8 milioni e mezzo per Hernandez, sono contento che voglia 35.000 e direi importante come giocatore. Matheus Pereira ha accettato, quindi è il nostro primo acquisto. L'esterno sinistro ci serviva assolutamente perché Ljajic al momento è infortunato, quindi al momento prenderà lui il posto di Adam Ljajic. Poi ho chiesto per gli esterni destri e Iñaki Williams, niente, costa troppo. Ok, siamo arrivati alla finale, poi ci fermiamo qui. Fekir vuole troppo. Ghezzal vogliono 6 e mezzo, però è anche in scadenza, quindi proverei con 2 milioni e 8, che sarebbe un buon acquisto. Poi Salah 34 e mezzo è troppo. Suso 14 e mezzo, si può fare con 8 e mezzo, è stata trattativa. Bernardeschi 21 e mezzo, Lamela 35 e mezzo è troppo. Bernardeschi al momento aspetto. Allora, andiamo a simulare anche la finale della coppa con i nostri titolari e vediamo come va a finire. Vinciamo 2-1, quindi siamo i campioni della Germania. Ok, allora vendiamo anche a Ramo. Paoletti vuole 50.000. Adesso nei commenti ditemi chi prendere tra Modest e Pavoletti, perché sinceramente non so chi dei due scegliere. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, se non siete ancora iscritti al canale commentate, condividete, noi ci siamo un nuovissimo video, il nome è Atelier, bella regà.